Dopo le proteste dei commercianti di Piazza Navona, che quest'anno non hanno ritirato il loro permesso per allestire il tradizionale mercato natalizio, in polemica con il bando Pro Decoro emanato proprio dal Comune di Roma, Piazza Navona si prepara comunque a festeggiare la tradizione della Befana con spettacoli teatrali, laboratori per bambini e sfilate a cura dell'assessorato alle attività produttive e alla cultura del primo municipio di Roma. Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow. Di scope volanti se ne vedono poche in giro nella piazza che da anni accoglie migliaia di turisti e romani in occasione della festa di origine pagana, che simbolicamente ci pone dinanzi ai primi bilanci dell'anno nuovo rispetto a quello precedente. Doni e dolciumi per chi ha seguito una buona condotta, carbone o calze vuote per quelli a cui la vecchina che viene di notte potrebbe avere qualcosa da rimproverare. Fu solo dopo l'Unità d'Italia che la festa spettacolo romana in occasione di questa antica ricorrenza si spostò a Piazza Navona, dove tuttora vive, sia pur molto trasformata, e dove continua ad alimentare nostalgie e polemiche su quello che qualcuno ha definito l'amato scempio. Quest'anno a Piazza Navona ci sono meno bancarelle in occasione dell'Epifania. Le piace più così la piazza oppure si respira di meno l'aria post natalizia, diciamo? Sicuramente è più bella così, perché comunque c'è un'aria diversa, artisti, artigiani, bambini che giocano, che disegnano, che dipingono, sicuramente meglio delle bancarelle dozzinali. Senza sottovalutarle chiaramente, però insomma così è più bella secondo me. Quindi ci sono più attività, dice? Sì, si respira un'aria diversa, poi oggi è una bellissima giornata, per cui tutto va a favore di queste iniziative che il Comune sta facendo. Sì, ma mi sembra una cosa proprio strana, vedere Piazza Navona così è una vera vergogna. Piazza Navona era bella perché era piena di bancarelle. Io guardi, vengo... Saranno 40 anni, anzi ci sono caduta, avevo 18 anni dentro la fontana per fare la foto, proprio sono caduta dentro, ma quest'anno guardi è un pianto proprio. Sembra quasi che la tradizione non sia stata rispettata. È come se andassi a Napoli e camminassi per la via dei presepi e sarebbe deserta quella strada, la stessa cosa, mi sembra un deserto. Salve signora, lei è venuta in piazza per festeggiare l'Epifania, che cosa ne pensa di quest'anno, di questo Natale un po' sottotono, data anche la presenza ridotta delle bancarelle tradizionali di dolciumi qui in piazza? Sì, quest'anno effettivamente hanno cambiato sistema organizzativo per Piazza Navona. Però non so i motivi, faranno più spettacoli, questo hanno comunicato ai telegiornali, insomma le informazioni che sono arrivate sono queste. Pochi acquisti però, diciamo, da farsi qui. Sì. Cosa chiedono gli adulti, i ragazzi, i giovani quest'anno alla Befana? Non le calze, perché se siamo stufati delle calze, basta calze, dateci soldi. E se è vero che le nuove regole decise dal Campidoglio non hanno altro fine che riportare legalità, eliminando tra l'altro le bancarelle che vendono porchetta o altre merci non in linea con la festa, il fenomeno dell'abusivismo non sembra essere stato risolto. Insomma, una Befana magra quest'anno e noi persino assente, forse solo timida.